più facilmente consultabili che verranno distribuite mese per mese. Questo perché su 4 mesi di programmazione 130 eventi qualcosa può cambiare e quindi aggiornandoli con una certa regolarità abbiamo una ragionevole speranza che quello che veicoliamo poi sia effettivamente quello che si riesca a organizzare anche in termini di orari, di luoghi, eccetera. Perché da qualche anno l'assessorato ai servizi sociali rientra a tutto diritto e titolo nel programma della nostra estate, quindi fare del bene, fare socialità non è soltanto aiutare a risolvere un problema, ma può essere anche un momento ludico di aggregazione e di vitalità della nostra giusta Sizio si conferma appunto la città dello sport, appunto perché c'è una tradizione che non muore mai su alcune discipline che vengono riproposte. Io ve ne cito solo alcuni per far capire che secondo me l'amministrazione comunale ci ha tenuto a far capire alla cittadinanza che deve vivere il centro cittadino e anche ovviamente le occasioni di continuamente ai giovani. Tre eventi sono legati e realizzati all'interno del progetto via Training Spotting, di cui abbiamo già avuto, come dire, la possibilità di fare una conferenza stampa. Il primo sarà dopodomani, non rientra in questa delibera, ma è quello che si terrà al Parco de Curtis ed è un talent di ragazzi sulla tematica musicale del rap, che è una tematica estremamente coinvolgente per loro, ovviamente con tutto un lavoro precedente di formazione per una comunicazione anche al rap che sia in linea un pochino con dei valori anche condivisi da tutti. E oggi, a distanza di altri 10-15 anni da quell'inizio, avere un allineamento di tutti gli assessorati con ognuno le proprie specificità, il commercio, del quale mi sento assolutamente orgoglioso perché oggi più che mai questo ruolo sociale non è solo attività economica proprio identica allo sviluppo dell'attività che ne propone il servizio, ma è un ruolo radicato di affiancamento alla qualità di una città, allo sviluppo di un quartiere. Se guardate anche nei promotori si è aggiunto anche il comitato commercianti di Saconaro, quindi vuol dire che non si è limitati unicamente al centro storico, ma c'è un coinvolgimento trasversale di tutto. Sembra di ecosistema, potrei dire, virtuoso di rapporti, e quindi da un sistema virtuoso nascono degli ottimi risultati. Il giovedì sera in centro, ormai come si diceva, è un appuntamento storico per quanto riguarda la nostra città. I commercianti appunto storicamente sono aperti per accogliere i visitatori, i cittadini stessi, e noi come appunto comitato commerciante centro cittadino abbiamo organizzato diverse attività che investono non solo completamente il centro, anche il quartiere di San Michele, e li trovate infatti ad esempio, partiamo subito, l'8 e il 9 di giugno alle sale gemelle del Museo del Tessile ci sarà la mostra del giocattolo antico a cura del professor Antonio Raviele, che è un collezionista di giocattoli antichi. Quindi sono... è una occasione questa veramente unica, direi. Pensavo un po' alla visione della provincia che io rappresento come lavoro, sulla provincia di Varese, un po' nel nord Milano. Io credo che non esista assolutamente una situazione analoga alla nostra, dove un'azienda privata insieme all'amministrazione porti avanti per così tanti anni una manifestazione come questa, che cammin facendo, io ricordo delle prime, si è veramente riempita di tantissime iniziative, perché all'inizio ricordo che era solo il giovedì, è partita come il giovedì, e oggi c'è qua una serie di iniziative che sono veramente importanti. E ci tengo quindi a ringraziare soprattutto chiaramente quelli che sono stati nominati in primis, ma poi anche tutte le persone che lavorano dietro, sono tantissime, fanno veramente tanti sforzi solo anche a mettere i sedi, giusto per togliere, fare il palco, tante cose, ci sono
Civico, perché a Milano fanno veramente un lavoro eccezionale, e le forze dell'ordine, perché non dimentichiamoci che tutte queste serate, tutte queste giornate devono essere accompagnate anche dalla sicurezza. Quindi ringrazio Tomas.